Bella gente, bentornati nel mio canale. Io sono Amale e oggi, prima di disfare la valigia, anzi, mi sono dimenticata di fare il video come ho preparato la valigia dell'andata. Ma credo che non perdete assolutamente nulla perché la valigia era quasi vuota perché volevo prendere le cose dall'Italia. Dunque, voglio parlarvi anche per il viaggio di Ryanair e con le restrizioni con la valigia. Dunque, allora, io sono andata con questa semivuota e una borsa, ok? Questa qua l'avevo pagata 24,90 euro la valigia. Al ritorno invece mi sono comprata lo zaino perché ho visto tante persone che andavano in Italia con lo zaino, nessuno gli diceva assolutamente nulla. Allora ho preso questo qua, che è un pochettino fuori misure, però sinceramente nessuno mi ha controllato, nessuno ha controllato il peso, nessuno ha controllato le dimensioni. Infatti questa qua credo che pesava più di 10 kg perché oltre che c'era dentro il computer, ci avevo messo dentro i libri e la valigia, come vedete, era strapiena, cara grazia che sono riuscita a chiuderla. Quindi prima di disfare la valigia volevo parlarvi un po' per le cose che ci ho messo dentro, come l'ho preparata e soprattutto cosa ho portato con me e come è andato il viaggio con Ryanair. Dunque, io questa qua credo che fuori misure per il volo, non so se riuscite a vederla bene, però fuori misure, io non avevo neanche finito di svuotare tutto, ho preso solo le cose, poi ci ho pensato che dovevo fare il video con voi. Questa qua è la garanzia del computer e avevo preso. Ho preso la mia saga, questa qua che sono quattro libri, il quarto ce l'ho qua, è il quarto libro, poi se vi interessa vi dico di cosa parla questo che è favoloso, e poi ho preso questi due libri che comunque per le dimensioni e per il peso, capite perché cioè, pesava un sacco questa valigia. Poi cioccolatini della Lindt, quelle non mancano mai perché sono andata a Vicolungo e c'era la caffetteria della Lindt e quindi niente. Comunque i capelli ce li ho bagnati perché l'ho appena lavati. Dentro avevo rullato i vestiti, infatti li avevo rullati, sono tutti rullati, delle creme, cosette cosmetiche. Avevo preso questa qua che me l'ha regalata la mamma. Mi ha detto porta che tanto là non la trovi. Si trova tutto qua comunque. Allora, come vedete, la valigia io l'ho preparata come fosse piegata nell'armadio. Guardate, la roba tutta piegata e stretta, l'ho piegata proprio alla larghezza giusta della valigia per riuscirla a chiudere. Quando la piegate così, c'è la possibilità di nascondere in mezzo delle cose, tipo rossetti, cosetti, orologi. Di tutto di più c'è in mezzo, calze, calzine, mutande. Io all'andata ho preso una pochette per tutto, ma sinceramente no. Allora ho deciso di inficcare le cose in giro perché sennò non riuscivo a chiudere la valigia. Quindi, come vedete, sono rullate e chiusi come fosse, guardate, la roba è proprio piegata, questa qua da lavare, piegata in questo modo qua e così si riesce a fare meglio la valigia, secondo me. Le cosette che ho comprato con me in Italia, come vedete, tra questa roba qua, mi sa che devo lavare quasi tutto, e mutande infilate in mezzo, perché l'altra parte ne avevo bisogno, perché come tutte le volte che vado in Italia, ovviamente non manca il comprare scarpe. Non so se riuscite a vedere da lì. Dunque, questa qua è la mia cuffietta per i capelli che l'ho portata con me. Ho comprato le bustine di ginseng perché in Italia non ci sono, in Italia e in Spagna non ci sono. Che a me piace il ginseng ogni tanto. Ho portato anche i chiodini, quelle per il tacco. Creme, 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 quelle che non mancano mai. Però vi faccio vedere una tecnica che ho fatto per le mie scarpe col tacco. Guarda come l'ho chiusi. L'ho chiuso in questo modo qua con l'elastico, non so se riuscite a vedere bene. L'ho chiuso con l'elastico per tenerli stretti, per poterli bloccare. Allora, ginseng, 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 crema. Guardate cosa ho comprato. Questi qua sono cose da lavare, ovviamente.
Guardate cosa ho comprato. Ah, che meraviglia! Stupendi. Queste qua invece me le ha regalate mia sorella. Anche queste sono chiuse con l'elastico. Questi qua sono bellissime, dorate, un po' osè, però sono adorabili della prima donna. Questa qua l'ho adorate, queste scarpe. Sono stupende, semplicissime, non tanto alte, ma bellissime. E poi ho preso la camomilla solubile, che a me piace tantissimo, che qua non la trovo. Questa qua l'ho presa al Bennett, credo. E ho preso calze, calze. Ho preso queste scarpe qua che magari faccio la foto, la pubblico su Instagram. Guardate che belle che sono. Allora, queste le ho pagate 15 euro e questi 16. Bellissime, eh? Voilà, bella gente. Comunque su Ryanair, sinceramente. Io pensavo, dall'ultima volta che sono andata in Italia con il volo, che ti controllano tantissimo, ti controllano la dimensione della valigia, ti controllano tantissimo il bagaglio a mano, le dimensioni di tutto. Tra l'altro, come sapete, potete portare solamente una borsetta o un zaino. Sinceramente, io sono venuta con la valigia, con questo zaino e una borsetta piccola che è nascosta sotto la giacca, che alla fine. Nessuno ha controllato assolutamente nulla, sia all'andata che al ritorno. Io vivo qua a Valencia, sono andata a Malpensa. Sia all'andata che al ritorno, sinceramente, non c'era nessun tipo di controllo, ma valeva per tutti. Facevano imbarcare le valigie, che di solito sai che vi la togliono se sono troppe prenotazioni. Io al volo dell'andata, il volo era semi pieno e quindi vabbè, al volo del ritorno. Era pienissimo e non hanno tolto, perlomeno a me non mi hanno tolto la valigia, anche il gruppo delle persone che sono venuti con me al primo viaggio, perché credo che sono state tre pullman per arrivare a Malpensa, per arrivare all'aereo dall'aeroporto fino all'aereo, e quindi non me l'hanno tolta, sono contentissima. Il viaggio è andato bene, il tratto è fantastico, quindi per quanto riguarda la dimensione le dimensioni della valigia, sinceramente, non mi hanno fatto assolutamente nessun controllo e state tranquilli che la maggior parte delle persone che andavano, soprattutto le ragazze, andavano quasi tutte con il zaino e una piccola borsetta che la nascondevano, la maggior parte, e alcune non la nascondevano neanche, e nessuno ha controllato assolutamente niente. Quindi già prendendo un zaino del genere, con queste dimensioni, secondo me un viaggio si può fare tranquillamente, perché realmente è come una valigia. È come una valigia, però la prendete in spalla. Comunque nel mercato ci sono tanti più zaini, ci sono tanti zaini più, ovviamente più belli, più effetto valigia. A me piaceva questo. L'ho preso in Italia, l'ho preso dai cinesi, sinceramente, e l'ho pagato 18 euro. Non so se riuscite a vederlo bene. È un effetto valigia, comunque pesava un'ira di Dio. Infatti, quando sono salita all'aereo, ho chiesto al ragazzo per favore se mi aiutava a tirarla su. E al ritorno, il ragazzo che era seduto vicino e mi ha detto: "Vuoi che ti aiuto?" Ho detto: "Ovvio, stai scherzando, mi sfascio la schiena, se no." Comunque, bella gente, se vi sono stata utile e se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E ci vediamo la domenica che vi faccio vedere i miei capelli come sono usciti. Ciao a tutti. Guardate che belle. Adoro. Adoro.